a favorire la conoscenza spirituale. Due diocesi, quella di Napoli e quella di Ascoli Piceno, legate all'opera evangelizzatrice di due martiri del III secolo d.C., entrambi giovani vescovi martirizzati con le stesse modalità cruente, sotto le persecuzioni dell'impero romano, Sant'Emilio nel 303 e San Gennaro nel 305, per la loro testimonianza di fede all'interno della nascente comunità cristiana. Sulla scorta di questo rapporto è stato sottoscritto un protocollo d'intesa dal cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, e da Monsignor Giovanni Derco, vescovo di Ascoli Piceno, per un gemellaggio tra le due diocesi nel nome dei comuni martiri. Ascoltiamoli. Ecco, vedete come le testimonianze, i santi in genere, ma le testimonianze dei martiri non hanno tempo, non hanno confini, si diffondono, perché la santità è qualcosa di eccezionale, una testimonianza che continua a incarnare quel bel messaggio del Vangelo per la vita dei cristiani, e non solo dei cristiani, perché i devoti di San Gennaro sono anche i devoti di Sant'Emilio, sono dei cittadini che vogliono vivere generosamente la fede che hanno ricevuto. Allora, avere insieme questi che 1700 anni fa hanno testimoniato Cristo, significa che anche oggi c'è bisogno di cristiani che abbiano il coraggio di vivere la fede per essere anche loro dei testimoni di questo Vangelo del Signore. Beh, penso che ogni popolo ha le sue tradizioni, ha anche un suo stile. Certamente l'entusiasmo che San Gennaro suscita a Napoli ha delle espressioni che sono diverse da quelle di Ascoli Piceno. Ad Ascoli Piceno però c'è lo stesso entusiasmo e la stessa partecipazione. La processione del 5 di agosto è qualcosa di monumentale che muove tutta la diocesi, tutta la regione, e credo che questo sia un segno vivo della fede che non muore lungo i secoli e che il sangue dei martiri continua a germinare sempre nuova fiducia. Ma io credo che il gemellaggio che oggi viene siglato ha un valore oltre che religioso, anche sociale, culturale. Io mi auguro che veramente le due comunità cristiane possano insieme, come diceva poc'anzi anche il cardinale, camminare insieme. Presenti anche i vescovi ausiliari di Napoli, Monsignor Lucio Lemmo e Monsignor Salvatore Angerami, l'abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, Monsignor Vincenzo De Gregorio, e i rappresentanti istituzionali dell'amministrazione di Ascoli Piceno e del comune di Folignano, dove c'è una parrocchia il cui patrono è San Gennaro, il parroco di detta parrocchia, Don Carlo Lupi, una larga rappresentanza di circa 100 cittadini di Ascoli e di Folignano. Tutti gli ospiti in serata hanno partecipato alla processione che partiva dalla chiesa cattedrale per arrivare a Santa Chiara.